Allora, oggi diciamo, continuiamo la serie di lezioni che abbiamo organizzato all'interno dell'atelier di tesi. Ci sono state già la lezione del professor Amaro e della professoressa Campanella e oggi è prevista la lezione che faremo io e l'architetto Blagoia. Quando abbiamo incominciato a ragionare sui temi che l'atelier voleva affrontare in questa particolare, diciamo, condizione che questo atelier ha, cioè di configurarsi come un'attività di una ricerca che è quella di Neibol su una città che è quella di Prilep in Macedonia, abbiamo pensato che il tema dovesse essere molto circoscritto perché ormai da qualche anno come laboratorio stiamo approfondendo le questioni dei paesaggi d'acqua e in particolare in questa cittadina del sud della Macedonia c'erano delle condizioni della presenza dell'acqua molto specifiche sulle quali andava sicuramente approfondita la riflessione. Ragionando insieme a Baio, abbiamo pensato che volevamo non tanto soffermarci su un ragionamento relativo alle risposte della progettazione ambientale alle questioni legate all'acqua, ma invece abbiamo pensato di rintracciare una specifica condizione del progetto di architettura che secondo noi storicamente ha in qualche modo individuato un percorso di ricerca. E quindi il titolo che abbiamo dato sul quale ritorneremo in questa lezione è proprio Spazio verso atmosfera. La lezione sarà articolata in cinque parti. Nella prima parte faremo tutta una introduzione sul concetto di spazio come spazio topologico, come spazio dell'esperienza, cioè una particolare condizione dello spazio che si mette in relazione ai sensi, cioè che porta al centro il corpo e l'abitante dello spazio, quindi uno spazio da abitare, da vivere nelle sue implicazioni sensoriali. E sino ad arrivare al concetto di progettazione dello spazio legato all'atmosfera, per concludere con una serie di casi studio che abbiamo individuato come quelli più che per noi erano più emblematici nel rapporto tra l'atmosfera e l'aria. Rispetto a questo ragionamento, mi vorrei soffermare un attimo proprio sul concetto di spazio, perché se ripensiamo con attenzione al termine proprio spazio, ci rendiamo conto che è una parola chiave che mette in relazione l'arte, l'architettura e il paesaggio. Questo perché? Perché in un certo senso supera la dimensione della forma, supera la dimensione della geometria e invece va, come dire, a descrivere un luogo che è proprio un luogo atmosferico e quindi un luogo come un'entità biologica nella quale l'uomo si immerge. Qual è l'obiettivo in qualche modo di questa lezione? Come dicevamo prima, è quello di approfondire delle esperienze progettuali che secondo noi superano un po' una dimensione e una deriva formalista del rapporto con lo spazio e invece si concentrano più a questa relazione sinestetica e dall'altra parte anche sviluppare una lettura su alcune opere
che secondo noi hanno già affrontato le questioni più dibattute dalla contemporaneità, e cioè che hanno già individuato una strada sulle questioni dell'ambiente, della sostenibilità. Ci è sembrato un po' importante soffermarci sul fatto che questa eccessiva attenzione alle questioni dell'ambiente e dei cambiamenti climatici viene puramente risolta in chiave ecologica e in chiave anche quantitativa, mentre non esiste quantomeno non è approfondita fino in fondo una visione del progetto che pone al centro il rapporto con le questioni legate all'ambiente. Mi piaceva riportare questa frase di Renato Bocchi, che diciamo, è un docente ormai in pensione dello IUAB, che ha scritto, ha approfondito questo tema dello spazio topologico. Bocchi scrive: la forma, che è oggettuale naturalmente, non presuppone di per sé l'uso o l'esperienza, che è invece il vissuto. Può al limite esaurirsi nell'osservazione e nella contemplazione. Lo spazio presuppone invece prepotentemente l'uso e ancora di più l'esperienza vissuta, chiamando in causa non soltanto il senso della vista, ma anche il tatto e gli altri sensi, in un'esperienza sensoriale completa. Questo perché? Perché molto spesso le architetture che noi, che vengono in particolare prodotte diciamo, dibattito contemporaneo, si soffermano molto su questioni più di immagine e di forma, e poco ci si sofferma invece sulle implicazioni spaziali e sull'esperienza che si ha all'interno di queste architetture, come se come dire, l'immagine esaurisce già nel suo valore estetico la missione stessa dell'architettura. Ritenendo noi che invece come dire, l'architettura esprime un pensiero e in quanto tale in questo caso esprime anche la capacità di costruire degli spazi per l'uomo, ci è sembrato importante dedicare questa intera lezione alla riflessione sullo spazio. Una riflessione che come dire, affonda le radici nella scultura, in tutta la produzione della scultura contemporanea. Vediamo qua un'immagine famosissima di Richard Serra, quest'opera che si chiama Sheet, che è un'opera diciamo del 1970, quindi non un'opera recentissima, ma è un'opera che segna come dire, una tappa fondamentale, perché la capacità dell'uomo di tracciare dei segni nei quali la misura di questi segni e quindi la misura di queste tracce sono in relazione alla capacità di due persone di non perdersi di vista. Cioè l'arte diventa una questione intanto di un processo nel quale il tracciamento e la realizzazione dell'opera coincidono, i segni che Richard Serra traccia su questo territorio sono proprio definiti dalla capacità da parte di due persone di coprire la propria vista senza la propria vista. Questo naturalmente fa vedere come l'attenzione di Richard Serra, che continuerà in molte sue opere, è quella del pensare lo spazio della scultura come uno spazio dell'attraversamento. Io ho dato il nome a questa parte di Richard Serra, il titolo è Le forme dell'attraversamento, perché effettivamente costruisce delle forme che diventano importanti solo nel momento in cui sono attraversate.
solo nel momento in cui si è dentro e si ha un'esperienza sensoriale. Questa è una delle sue opere più importanti, l'opera che lui realizza al Guggenheim di Bilbao, fa parte della collezione permanente del Guggenheim di Bilbao, dove Richard Serra, il nome di questa scultura è The Matter of Time, la materia del tempo. Si capisce bene che attraversare questi percorsi stabilisce con il visitatore tutta una serie di relazioni, la luce più intensa, il chiaroscuro, lo spazio stretto, lo spazio largo, e tutta una serie di sequenze che stabiliscono con noi essenzialmente una relazione col nostro corpo, col corpo di colui che attraversa l'opera. E arriviamo ad un altro scultore che in questa carrellata diventa importante, e cioè Edoardo Cillida. Il titolo che abbiamo dato a questa alle opere di Cillida è quello di materia pulviscolare. Cillida costruisce delle sculture, questo è l'elogio dell'orizzonte, che costruiscono dei vuoti che lui indica proprio dei vuoti da abitare. Non sono degli spazi chiusi, non sono delle geometrie che vogliono rappresentarsi come qualcosa che ha delle tre dimensioni, ma queste geometrie costruiscono invece delle configurazioni nelle quali tutti i sensi, i suoni, la vista, e quindi una condizione multisensoriale va a definire la relazione con il visitatore. Queste sono delle sculture che Cillida realizza, si chiamano Il pettine del vento, che già il nome stesso della scultura è straordinario, come se il vento potesse essere pettinato, e questo vento costruisce con queste rocce in quest'area della Spagna particolarmente ventosa, costruisce tutta una serie di relazioni sensoriali significative, e costruisce quasi una specie di spazio delle cose, come se attorno a questi oggetti ci fosse una materia pulviscolare che fa un passaggio ancora diverso rispetto a quello della pittura bidimensionale, e cioè quella di costruire ulteriori dimensioni. Siamo sempre abituati a pensare che le dimensioni, quando costruiamo lo spazio, sono quelle determinate dalla geometria, e invece questi scultori ci suggeriscono come alle dimensioni fisiche vanno poi inserite delle dimensioni che riguardano la multisensorialità. Un altro scultore basco che in questo percorso diventava per noi un passaggio importante è Jorg Oteiza. Jorg Oteiza che costruisce una serie di vuoti, di scatole che circoscrivono il concetto del vuoto. Il vuoto che viene concepito come un'operazione di disoccupazione, anzi lui definisce le sue operazioni come una disoccupazione del cilindro, della sfera, del cubo. La scultura del mondo classico è una scultura che si è sempre proposta come una scultura fatta di massa, di materia. E invece qui c'è un'operazione di disoccupazione di questa massa attraverso un sistema di piani
che attingono le proprie riferimenti nella cultura neoplastica, nella cultura di Mondrian, alla quale Oteiza fa esplicito riferimento. Ma il passaggio è ulteriore perché dai piani bidimensionali di Malevich e del neoplasticismo si passa qui ad un'idea di costruire il vuoto. Il vuoto, Teza dice, non è qualcosa che ci viene già dato, non è una grandezza, un'entità a priori, ma è come in fisica. Il vuoto lo dobbiamo ottenere. Come si ottiene questo vuoto? Si ottiene appunto per disoccupazione, per sottrazione. E in questo percorso un'altra figura che per noi diventava decisiva sul rapporto con i sensi e con il corpo è questo importante scultore italiano, Giuseppe Penone, che come dire, fa un'operazione davvero già negli anni 70, un'operazione molto particolare, cioè quella di non pensare la scultura come qualcosa da osservare, ma nel suo ragionamento stabilendo l'uomo come parte della natura, quindi come coincidenza, come parte integrante di uomo e natura, affida alla sensorialità del corpo umano la capacità di essere conoscenza. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la scultura diventa anche in questo caso, diventa una processualità, diventa un processo. E in questo processo la dimensione dell'immersione, cioè dell'immergere il corpo umano dentro il processo, fa sì che il pensiero non è filtrato solo attraverso la vista e attraverso il collegamento tra la vista e il nostro cervello, ma tra la pelle dell'uomo e il nostro pensiero. E quindi Penone parla per esempio di pensare con il corpo. Pensare con il corpo è proprio questo, parla di sguardo tattile, cioè non è soltanto più lo sguardo, la contemplazione, l'osservazione di ciò che noi vediamo che trasmette conoscenza, ma attraverso la pelle diventa per lui uno strumento di conoscenza. E questo lo fa attraverso delle opere straordinarie. Questa, per esempio, è un'installazione che realizza all'interno del Palazzo delle Civiltà a Roma nel 2017. L'opera si chiama Ripetere il Bosco. Penone ricostruisce il tronco a partire da una trave, cioè lui riprende delle travi che già erano state quindi manipolate dall'uomo, erano già in qualche modo, erano state riportate ad una condizione di stereometria, no? E invece lui cosa fa? Fa un passaggio quasi al contrario, costruisce un bosco e ripete il bosco a partire da queste travi di legno. Non poteva naturalmente, questa è un'altra installazione sempre di Giuseppe Penone al Centre Pompidou, dove lavora su questo tema. In questo ragionamento non potevamo non fare un brevissimo accenno a James Turrell che lavora sulla luce. Le sue opere sono costruite attraverso la luce. La luce diventa per Turrell materia. E quindi la sua capacità, lui dice, voglio creare spazi che non li percepisco solo ad occhi aperti, ma hanno delle implicazioni anche sulla pelle, delle sensazioni
che io ho attraverso, muovendomi dentro lo spazio. Anche in questo caso, con materie diverse, Tarrell vuole superare la condizione puramente visiva e far capire come la luce non è sempre, noi abbiamo, diciamo, automaticamente colleghiamo il concetto di luce alla vista, perché è quella che ce la fa istintivamente controllare, mentre Tarrell fa tutta una serie di sperimentazioni artistiche nelle quali la luce diventa un'esperienza tattile. E un'altra cosa molto interessante è questa capacità di traslare la luce, che non è più in qualche modo uno strumento che rivela le forme. Noi come architetti siamo sempre molto legati, affascinati dalla idea Le Corbusieriana dei volumi sotto la luce, delle ombre, della capacità delle ombre che le ombre hanno di raccontare i volumi. Qua invece la luce viene completamente traslata in un'altra dimensione, diventa non qualcosa che rivela forme, ma diventa essa stessa costruzione di spazio che naturalmente diventa tale nel momento in cui non c'è uno spettatore, ma c'è un visitatore che è parte integrante di questa luce. E allora arriviamo all'architettura. Io ho promesso a Baio che non sarò molto, molto lunga, cioè che cercherò di essere molto breve. In questo ragionamento sullo spazio non potevo non fare un brevissimo riferimento degli Engrei, che io, diciamo, è una delle figure che ho più approfondito e che ritengo testimoni un'altra sensibilità all'interno del pensiero moderno dell'architettura, perché Hélène Gray già la sua lei diciamo in uno dei suoi scritti parte proprio da questa affermazione provocatoria: The house is not a machine, la casa non è una macchina, quando invece, diciamo, i suoi contemporanei avevano fatto sul rapporto tra il mondo dell'industria e la macchina come dire, il centro di una teorizzazione architettonica. E invece fuori dal coro Alien Gray incomincia ad introdurre dei ragionamenti e incomincia ad introdurre delle parole chiave che riportano l'attenzione sull'umano, sulla vita quotidiana. E straordinaria è la pianta che vedete in alto, una pianta che è un diagramma. Cioè già nel 1929 lei non disegna la pianta nel senso canonico, diciamo, non struttura, ma costruisce un diagramma che traccia i possibili percorsi degli abitanti della casa all'interno dello spazio e anche le interazioni con il sole e con l'illuminazione del sole durante la giornata. Quindi fa un'operazione molto interessante, che è quella non tanto di porre attenzione alle forme, ma quella di costruire uno spazio continuo nel quale la relazione con la luce diventa sicuramente, come dire, un fatto strutturante di questo spazio, e il concetto del movimento, di questo muoversi dentro lo spazio, fa sì che si costruiscano delle atmosfere. E spesso nei suoi scritti, Alien Gray, in tempi non sospetti, fa riferimento all'atmosfera, alle relazioni con la dimensione umana, cioè con la dimensione
della soggettività dell'esperienza. E anche i suoi oggetti, lei non solo progetta diciamo, le sue case, ma è famosa per gli oggetti di design che sono diventati, diciamo, degli oggetti ormai appartengono proprio alla storia del design. Ecco, gli oggetti sono sempre pensati non soltanto come degli elementi staccati, ma quasi come un'estensione del corpo, come una continuità del corpo. Quindi molto spesso sono pensati anche con diverse condizioni, aperto e chiuso, non è una condizione limitante, ma diventa una opportunità per il progetto. E la luce, la trasparenza. La luce e la trasparenza diventano degli elementi che strutturano lo spazio, quindi dallo sguardo e dal rapporto con il mare in questa famosissima casa che realizza Cap Martin sulla Costa Azzurra, sino anche al rapporto col cielo, quindi il momento della trasparenza è sempre questa idea di estensione verso qualcos'altro. Faremo vedere alcuni progetti che secondo noi hanno dato sul rapporto con lo spazio topologico degli importanti spunti e delle importanti testimonianze. Steven Hall per noi rappresenta, come dire, una tappa sicuramente determinante di questo percorso. E Steven Hall parla proprio della capacità di costruire degli spazi a percezione complessa, cioè quegli spazi che mettono insieme la materia, la luce, ma anche le tessiture, ma anche, diciamo, i colori e le dimensioni di questi spazi, che sempre di più vanno a stabilire questo senso di una percezione multipla, la multisensorialità e questa molteplicità delle sensazioni che vuole esaltare è abbastanza evidente in questo progetto, che è quello del museo che realizza tra il 93 e il 98 a Helsinki, il Chiasma Museum. In questo caso vedete come la relazione sempre con l'esterno è una relazione mai banale. La luce, il rapporto col cielo è sempre, come dire, costruita in modo tale che la luce entri in maniera sempre diversa, costruisca delle situazioni interne, molto cangianti. E in questo continuo rapporto tra l'interno e l'esterno che continua a ragionare in una geometria che intreccia l'architettura con la città e con la massa dell'edificio. Questo è anche abbastanza evidente nella Y House di Steven Hall. La Y House è famosa perché, diciamo, teorizza attraverso l'articolazione della pianta il tema della parallasse. Io naturalmente non posso soffermarmi molto a descrivere singolarmente i progetti, mi interessava e ci interessava, come dire, sviluppare un ragionamento che sicuramente per gli studenti comporta un ritornare sui progetti. Qua per noi era importante, come dire, indicare una sequenza di riflessioni progettate. Una sequenza di riflessioni che tracciano, secondo noi, dei ragionamenti. È proprio per questo che
questa in particolare per queste architetture di Stephen Hall, sarebbe importante un ulteriore approfondimento. Qui ci interessava soltanto mettere in evidenza la capacità che ha Stephen Hall rispetto ad alcuni temi che sono quelli che in qualche modo poi accompagnano tutta la sua produzione architettonica e che corrispondono ai tre trattati che lui scrive: quello della parallasse di cui vi ho accennato, il trattato sull'ancoraggio che stabilisce invece di più il rapporto con il contesto e con il suolo, e poi in ultimo il concetto dell'intreccio. L'intreccio, l'ancoraggio e la parallasse sono, diciamo, degli importanti, spunti di riflessione che pongono sempre al centro questo discorso dello spazio, topologico. Non potevamo non, inserire in questo ragionamento Peter Zumthor. Intanto Peter Zumthor è uno dei primi architetti che dedica proprio al concetto di spazio e di atmosfera un libro dove teorizza tutta una serie di sue riflessioni sull'architettura. Peter Zumthor dice: mi appassiona l'architettura, però gli spazi vuoti, l'esperienza fisica e tattile di un edificio. Non ho bisogno di nient'altro. Se perdiamo di vista la bellezza dell'architettura, ci rimangono solo immagini e un'immagine non è un edificio. Questo passaggio mi piace sottolinearlo perché c'è un po' una deriva dell'architettura e in particolare nelle scuole di architettura, di pensare che l'immagine, come dire, può coprire, diventa pensiero architettonico. E invece questi architetti, come dire, si misurano sul concetto di spazio, uno spazio che si interroga, su nuove declinazioni. Quando a Peter Zumthor viene chiesto che cos'è la qualità architettonica, lui risponde che è quello spazio che riesce a suscitare emozioni. È uno spazio che ha una temperatura il progetto che Peter Zumthor fa per l'esposizione di Hannover del 2000, che chiama Corpo Sonoro, è costruito, come si vede bene nella pianta, non è un'idea di costruzione proprio di un interno, ma, come dire, è una sequenza di setti realizzati in legno, in asse di legno. Questi assi di legno sono accatastate con un sistema costruttivo a secco, e la capacità di questi setti è quello di amplificare la condizione climatica interna e di amplificare soprattutto i suoni. Il rapporto con il vento e il rapporto, questa è un'immagine dove si vedono appunto dei musicisti, perché questa architettura diventa, come lui la chiama, proprio un corpo sonoro che per il materiale e per la sua capacità costruttiva diventa, come dire, esso stesso un corpo sonoro che naturalmente stabilisce con noi delle precise relazioni per il visitatore, per colui che è all'interno di questo spazio.
Qua si vede molto bene, abbiamo preso alcuni frammenti del sistema costruttivo per far capire che il sistema costruttivo in qualche modo non è finalizzato a se stesso, ma è come dire, orientato a costruire questo concetto di spazio. Vedete in alto c'è scritto 45.000 listelli di legno e fa tutto un quantitativo in più questo padiglione. È stato completamente in un'idea di economia circolare, è stato completamente riutilizzato perché il legname utilizzato per il periodo dell'esposizione è stato poi. Si è potuto riutilizzare per altre opere. Sempre in questo percorso di Peter Zumthor, abbiamo inserito un progetto al quale io sono particolarmente cara, che mi piace straordinariamente e che è l'Hortus Conclusus, cioè il padiglione. Sarà che io ho una particolare poi affezionamento a quanto non lo so, si sente disturbato, c'è qualcuno che ha il microfono forse aperto. Allora, il padiglione di Peter Zumthor alla Serpentine Gallery del 2011 a Londra. In questo caso il tema è quello dell'hortus conclusus. Vedete in pianta, in sezione, una pulizia estrema, un unico gesto, un'unica, come dire, segno che va a costruire questo spazio interno ma aperto. Hortus conclusus non è altro che questo orto nel quale questo paesaggista olandese Odolf va ad inserire tutta una serie di essenze olfattive molto particolari, in modo tale che nel passaggio dall'esterno del parco, che è il parco di Kensington a Londra, nel momento in cui si varca il recinto, si entra in questo spazio aperto che costruisce delle percezioni olfattive molto particolari. Il percorso all'interno è un percorso obbligato, ed è un percorso dell'oziare, cioè, come dire, l'idea, di risiedere in uno spazio. Di poter solo girare attorno e di non poterlo attraversare in tutte le sue direzioni, ma sicuramente, come dire, mette al centro un frammento di natura simbolica. Quindi il concetto del recinto è di questo pezzo di natura, un muro porticato che voi vedete nero, tutto realizzato in legno e poi pitturato con una resina naturale impermeabilizzante sulla quale Zumthor incolla della tela di juta, quindi anche la capacità che ha sempre Zumthor di costruire con l'aspetto proprio tattile del materiale, della materia, una relazione molto forte. Quindi queste superfici scure, queste superfici con questa tela di juta che diventano lo spazio che ospita questo frammento di natura. Queste sono altre immagini di questo straordinario padiglione. E naturalmente, parlando di Zumthor, non potevamo non parlare della cappella Brudel Klaus, un edificio molto particolare che mette insieme, che riesce a coniugare misticismo e massività. E in questo caso a Zumthor viene chiesto di realizzare una coppia di chiedono una coppia di agricoltori che avevano questa grande proprietà,
chiedono a Zumthor di costruire una cappella dedicata al santo protettore della Svizzera all'interno del loro terreno. Vorrei dire che Zumthor impiega 6 anni prima di fare una proposta, diciamo, progettuale a questi clienti. E questo già mi sembra, come dire, un segno, no? Del pensiero di Zumthor, di questa necessità non della velocità come un fattore sempre di qualità, ma invece come la necessità di un pensiero architettonico come sedimentazione, come la necessità di costruire un'idea di spazio che ha necessità di un tempo. Il progetto ha bisogno di tempo, non sempre i progetti veloci, ci possono essere anche delle intuizioni, ma sicuramente il pensiero architettonico, anche rispetto a quella che è la contemporaneità, ci continua a chiedere tempo, ci continua a chiedere un momento di riflessione. Quindi mi piaceva, come dire, ricordare agli studenti che non sempre come dire, i tempi veloci producono delle operazioni interessanti. E questa è la testimonianza. La cosa straordinaria di quest'opera è che Zumthor, qua lo vedete, mentre costruisce insieme ai proprietari il cassero, vedete nella sezione in alto, cosa fa Zumthor? Costruisce un'operazione, un processo costruttivo insieme ai proprietari e insieme agli amici dei proprietari. I proprietari vengono aiutati a tagliare 112 tronchi di albero della loro proprietà da un bosco e vengono assemblati questi assemblati, vedete in questa immagine, vengono assemblati come se dovessero costruire una tenda. Questa tenda invece è una capanna. Invece questa capanna è che cos'è? È il cassero, è la parte interna del cassero. Dopo aver costruito questa capanna di legno, viene fatto colare il calcestruzzo con 24 strati che possono essere tutti in qualche modo, come dire, facilmente identificati, 24 strati di calcestruzzo di 50 centimetri ciascuno. Dopodiché viene fatta un'operazione che è quella di dar fuoco al legno e quindi lo spazio della cappella diventa, come dire, il negativo dell'incendio dei tronchi. Questo spazio quindi avviene per sottrazione attraverso la combustione di questi tronchi. E questo è abbastanza evidente su come viene costruito questo spazio, uno spazio che lo leggiamo nelle pareti, ancora lascia le tracce di questi tronchi, uno spazio che si impregna della combustione, dell'odore, quindi c'è questa grande esperienza olfattiva entrando all'interno dello spazio della cappella. Ed in più rimane questo colore nero che non è un colore che è stato successivamente sovrapposto alle pareti, ma che è proprio la combustione dei tronchi interni che va a costruire. Questo, diciamo, definisce alla fine l'interno è quasi come se fosse un grande camino, quindi, no? Un grande camino che fa filtrare la luce dall'alto e quella stessa luce
che ha permesso la combustione all'interno della cappella. In questa straordinaria operazione arriviamo a un architetto che più di altri oggi sta lavorando sullo spazio architettonico come atmosfera. Si tratta di Philip Ram, che è anche lui, guarda caso, un architetto svizzero, è un architetto svizzero. Il tema naturalmente dell'atmosfera non è un tema recente, è un tema che storicamente l'estetica e la filosofia hanno approfondito. C'è da dire che però negli ultimi decenni c'è stata in qualche modo un'accelerazione, un ulteriore avanzamento di questo pensiero. In particolare c'è questo filosofo tedesco, Gernot Böhm, che ha scritto un libro dal titolo Atmosfere, Estasi e Messa in Scena, l'estetica come teoria generale della percezione. E questo filosofo si sofferma proprio sul concetto dell'atmosfera come qualcosa che non riguarda soltanto il mondo dell'arte o il mondo dello spettacolo, ma che va a interagire con il mondo del quotidiano, ma addirittura anche nei suoi scritti. Parla anche dell'interazione tra l'atmosfera e la politica, cioè il concetto dell'atmosfera, di quella che viene definita dai tedeschi la Stimmung, cioè dello stato d'animo che noi abbiamo in relazione ad una condizione atmosferica, diventa qualcosa che per la filosofia diventa un po', come dire, attraversa un po' la nostra quotidianità, il mondo nel quale viviamo. Gernot Böhm si sofferma su questa centralità dello spazio e dell'atmosfera. Quindi un po' rispetto ai temi che noi sui quali stiamo lavorando. E Philip Ramba fa molto riferimento a tutte queste riflessioni teoriche, a queste teorizzazioni che ormai sono diventate sempre più diffuse. Anche in Italia c'è una scuola di estetica che fa riferimento al professore Griffero della Sapienza di Roma, che è un docente che ha scritto numerosissimi testi su questo tema dell'atmosfera. È naturale che noi riteniamo che pensare allo spazio topologico significa anche partire da questi studi teorici e partire da queste esperienze, quale quella di Philip Ram, che è un'esperienza molto particolare, molto singolare. L'immagine che voi vedete è quella di un interno dove ai diversi colori non è un gioco, diciamo, grafico, ma i diversi colori corrispondono a delle condizioni climatiche interne legate un po' alla meteorologia, alla condizione meteorologica di questo spazio che Philip Ram progetta. L'atmosfera diventa per Philip Ram proprio quello che definisce lo spazio abitabile. Addirittura lui parla di architettura meteorologica, dove fa riferimento alla costruzione dello spazio attraverso i mattoni vengono da lui interpretati mattoni cosa? La luce, la temperatura, la pressione, l'umidità.
Su Philippe Ram, l'architetto Blagoja vi farà vedere uno straordinario e recente progetto. Io voglio solo lasciarvi con questa immagine, e cioè l'immagine del padiglione che Philippe Ram realizza nel 2002 alla Biennale di Venezia. Il padiglione svizzero, dove fa un'operazione straordinaria. Il padiglione si chiama Ormonorium, e che cosa fa Philippe Ram? Riproduce all'interno dello spazio espositivo la pressione climatica che noi avvertiamo quando siamo in alta montagna. Cioè, fa un'operazione che è quella di abbassare la pressione, ridurre l'ossigeno e invece aumentare tantissimo la luminosità. Vedete questo sistema di neon sul pavimento? Non è un gioco di luci, ma è proprio studiato da un punto di vista illuminotecnico per ricreare la stessa intensità luminosa che avremmo su una montagna innevata a 3.000 metri di quota. E quindi fa un'operazione che lui dice anche un'operazione provocatoria, cioè parla della montagna, ma non facendo una narrazione, non mettendo delle immagini, delle fotografie o dei dipinti della montagna, ma parla della montagna costruendo le condizioni atmosferiche che riproducono quelle della montagna. E questi elementi dell'ossigeno che viene aumentato, cioè la diminuzione dell'ossigeno e l'aumento della luminosità che corrispondono allo stare in montagna in alta quota, comportano, Philippe Ram studia che comportano una modificazione sul nostro organismo, nel senso che in queste condizioni aumenta un ormone che è un ormone glicoproteico, che è un ormone che si chiama eritropoteina. E questa blocca la secrezione della melatonina. Questo perché? Perché lui vuole proprio, come dire, andare a capire come condizioni climatiche diverse stabiliscono delle relazioni biologiche diverse con il nostro corpo. Naturalmente questo apre ad una condizione, del progetto architettonico inesplorata in tutte le sue articolazioni. E in questa direzione vi segnalo un'altra ricerca che io ritengo molto importante, che è quella di questa docente dell'Harvard University che si chiama Silvia Benedito, che ha fatto un recentissimo libro. Questo libro è un libro che è proprio sul weathering e sul design. Il libro si intitola Atmospheres, Anatomies on Design, Weather and Sensation, dove Silvia Benedito fa un'operazione molto interessante, perché è vero che studia l'atmosfera, ma rispetto a Philippe Ram, che indaga nuove possibilità del progetto architettonico, Silvia Benedito lo fa a questa operazione studiando alcune architetture storiche, e in particolare quella che voi vedete nell'immagine. È Villa d'Este. Villa d'Este sapete che è un grande intervento di Pirro Rigorio del 1549 circa, a Tivoli. È diciamo un complesso che viene realizzato
è un complesso che viene realizzato un complesso che viene realizzato con un grande giardino per il cardinale Ippolito d'Este, che durante i periodi estivi, per una serie di patologie che aveva, si fa costruire questa villa con tutta una serie di dispositivi che avevano in qualche modo la finalità di definire delle condizioni climatiche di benessere per aiutare appunto il cardinale in queste sue problematiche. Ritorno un attimo all'immagine di prima, vedete, si vede l'edificio del palazzo e poi a seguire tutte queste lettere che voi vedete corrispondono a tutta una serie di dispositivi che vengono realizzati all'interno del parco a partire dal criptoportico che è qui nella parte bassa del palazzo. Il sistema delle scale sino ad arrivare diciamo, al percorso delle 100 fontane o anche al sistema delle scalinate, dove Silvia Benedito fa un'operazione in cui mette in evidenza, ridisegna tutti questi dispositivi realizzati praticamente concepiti nel 1500, ma che sono dei grandi dispositivi ambientali. Questo è il criptoportico, per esempio, che permette di connettere il palazzo con il giardino. Vedete in alto noi abbiamo scritto insieme all'architetto Blagoia tutte quelle che sono le condizioni di come è stato pensato, per esempio, questo criptoportico, essendo incassato nel terreno, utilizza cosa? Utilizza quella che noi oggi chiamiamo geotermia, che sfruttiamo anche per produrre energia e che già Pirro Liguorio va come dire, a utilizzare come una condizione del progetto per andare a costruire questo percorso. Si vedono in azzurro tutti i sistemi delle piccole fontane che con un sistema di aperture, vedete, portano all'interno di questo criptoportico una condizione di luce, di aria, una condizione climatica di benessere. Molto velocemente, ma giusto per farvi capire come questi dispositivi erano già stati pensati. Rispetto alla meteorologia che cambiava, la presenza, per esempio, di queste siepi, la presenza dell'acqua, che costruisce tutta una serie di interazioni, ma anche il sistema del portico, che naturalmente ha questo valore di stabilire uno spazio aperto, ma in ombra. E come vedete c'è sempre un'attenzione a degli spazi che sono scavati, degli spazi che sono incassati, dei percorsi che sono più illuminati dove c'è il sole e degli spazi invece diciamo che sono più protetti, come questo che si vede che attraversa, che sono più protetti dalla vegetazione. Ancora qui questo è un dettaglio della loggia di Pandora che è stata fatta proprio per il cardinale. Il cardinale poteva quindi stare anche nelle giornate più calde e afose, poteva stare all'aperto, protetto, ma non solo protetto dall'ombra, la presenza del vapore, del vapore, degli schizzi, della condizione del raffreddamento che l'acqua produce in queste condizioni, o anche la presenza delle siepi o di altro, e soprattutto anche l'interazione con il vento, cioè come si incanala il vento rispetto a questi micro spazi. Costruiscono delle condizioni climatiche straordinarie.
Questa è un'altra, la Fontana Ovale. E non mi soffermo qui perché i temi sono, come vedete, ricorrenti. Anche qui c'è un criptoportico, vedete, attorno alla fontana, quindi la possibilità anche sotto il sole, sotto gli orari, diciamo anche più caldi, di poter attraversare il giardino e di poter però avere un senso di benessere da questo attraversamento. Quindi c'è sempre il raffreddamento per l'evaporazione dell'acqua, ma anche la massa termale che gli alberi e le siepi costruiscono, ma anche la capacità del sole di, come dire, riscaldare la parte esterna delle pareti. E così sono un po', questo è uno stralcio, per esempio, un dettaglio della terrazza delle 100 fontane, dove vedete che c'è la grande rampa, ma c'è anche, diciamo, il passaggio sempre tra le siepi. Vado velocemente perché adesso diciamo, vorrei passare la parola a Baio e voglio concludere un po' questa prima parte facendovi vedere queste ultime immagini di questi studi che Silvia Benedito fa su questo tema dell'atmosfera e del progetto legato all'atmosfera che mette insieme le questioni della meteorologia, ma anche le questioni proprio del benessere fisico. E in questa fontana, la fontana, questa straordinaria scalinata con questa serie di fontane, vedete, ai bordi di questa scalinata c'è questo sistema di vasche d'acqua, quindi si viene a creare proprio una condizione atmosferica straordinaria. La scalinata, gli alberi alti che creano ombra, le siepi, le alte siepi che proteggono, il sistema della scala che è bordato dalle vasche d'acqua e infine il percorso. Quindi vedete che l'idea sempre di uno spazio che viene attraversato, di un'esperienza di spazio che naturalmente pone il rapporto con tutti i sensi, quindi con la pelle, con anche l'udito, il rumore dell'acqua, che già il rumore dell'acqua, come dire, ci suggerisce un senso di benessere, di frescura. Cioè tutti i sensi vengono coinvolti. Ancora altre immagini che vi faccio vedere molto molto velocemente, ma giusto per farvi capire che queste architetture storiche, come dire, hanno avuto questa grande sensibilità, esprimono questa grande sensibilità e sono delle architetture che noi dobbiamo ritornare a studiare anche attraverso queste lente che è quella dello spazio attraverso l'atmosfera. Arriviamo ad un'opera famosissima che è quella di Le Corbusier, il progetto di Chandigarh, un progetto famoso di questa città di fondazione che, come dire, fa scoprire un Le Corbusier, come dire, molto particolare. Sappiamo che Le Corbusier ha avuto sempre attenzione alle implicazioni, diciamo, alla meteorologia, ha sempre pensato le implicazioni rispetto alle questioni fisiche. Ma con questo progetto ancora di più mette in evidenza questa sua attenzione. Addirittura uno dei motti che aveva già coniato per un altro importante progetto, che è quello della Ville Radiez del 1933, nella Ville Radiez Le Corbusier incomincia a parlare del respiro, cioè pone attenzione alla nostra capacità di respirare e alle condizioni diverse che il respiro ha rispetto all'atmosfera.
Addirittura conia lo slogan che è to live to breathe, vivere, respirare. Quindi associa la condizione di benessere a quella proprio di una condizione del benessere del respiro. E questo diventa molto evidente nel progetto che sviluppa per Chandigarh, una città di fondazione, quindi una città che deve partire proprio dai suoi segni, come dire, dalle prime tracce. Su un terreno, quindi dai segni genetici dai quali poi scaturisce l'espansione, lo sviluppo. Oggi Chandigarh è una città molto estesa e viene molto studiata Chandigarh, ma poco si pone l'attenzione invece a tutte quelle particolarità che Le Corbusier pone rispetto a alle questioni bioclimatiche. Intanto, come vedete, l'impianto è molto chiaro, un sistema a griglia, una griglia che però mette insieme, sovrappone due in effetti griglie, una griglia che è quella climatica e una griglia che è quella più aperta e una griglia che è invece quella degli alberi. In questo elaborato è abbastanza chiaro come il sistema dei filari degli alberi e delle strade segnate da questi filari degli alberi diventano, come dire, delle tracce decisive dell'impianto generale della città. In più, diciamo, questo sistema di griglia è attraversato da un corso d'acqua che è in questa parte, che è in questa assonometria è molto chiaro poi altri due elementi che hanno un ruolo decisivo all'interno del concept di Le Corbusier. Uno è la presenza delle montagne, di queste montagne che sono posizionate qui, e poi la presenza di un lago. Questo è il lago che è in questa parte. E tra le montagne e la città di Chandigarh c'è questa massa arborea che si vede più chiaramente, diciamo, in questo diagramma. Vedete, questi sono i segni del cardo e del decumano, cioè le tracce principali dove qui Le Corbusier posiziona la parte più rappresentativa della città, ma questo fa capire come il concept proprio di questa idea di città è come se costruisce quasi un teatro meteorologico, la massa degli alberi, il lago, il sistema del fiume, le montagne. E questo teatro che entra in gioco, che è un teatro che per certi aspetti, come dire, è stato anche modellato dalle condizioni proprio topografiche del sito, nel senso che sapete che in India, c'è la stagione dei monsoni, che sono questi venti umidi molto forti che vanno da giugno a settembre, che hanno in qualche modo disegnato la valle, e poi c'è un altro periodo molto intenso, che è quello delle alte temperature che si hanno nel periodo di maggio-giugno, ma con forti escursioni termiche tra il giorno e la notte. E la cosa straordinaria è che questo tipo di elaborazione alla quale arriva dico, alla quale arriva Le Corbusier, lo porta poi a porre molto in relazione la costruzione del sistema abitativo, quella che è la tradizione costruttiva indiana, che individuava nella veranda
nello spazio di quella che loro chiamavano veranda, uno spazio, diciamo, molto importante per la casa. Questa veranda diventa un tema architettonico, diventa una membrana che va in qualche modo a costruire e a definire tutte le architetture che Le Corbusier disegna per Chandigarh, cioè uno spazio intermedio tra l'interno dell'edificio e l'esterno, che è proprio uno spazio che filtra queste diverse condizioni climatiche. In un contesto come quello indiano, particolarmente caratterizzato da questi estremi proprio climatici, dal monsone, dal periodi particolarmente umidi ai periodi invece particolarmente invece secchi, dai periodi con le piogge intense e violente ai periodi invece in cui c'è scarsità di pioggia. Quindi l'architettura diventa proprio un dispositivo spaziale. Vi faccio vedere una sola immagine di questo progetto, perché il tempo è poco. Questa è l'immagine della parte, di una delle parti del Parlamento, vicino, diciamo, alla parte direzionale della città, dove mi piaceva farvelo vedere per due aspetti. Intanto Le Corbusier incassa il suolo pubblico, cioè lo spazio pubblico è incassato, perché questo permette di proteggere, di costruire una condizione climatica interna molto particolare, nel senso che, come vedete da questa immagine, i forti venti che provengono dalla montagna sono dei venti che creano delle condizioni climatiche molto difficili. Quindi incassare, quindi trovare questo tema di questa piazza incassata non alla quota del terreno ma ad una quota più bassa, gli consente alle Corbusier di stabilire una condizione di benessere molto particolare. E poi inserisce la Manu Verte, che è questo elemento scultoreo che si muove segnando la direzione del vento. Quindi il vento, come dire, viene quasi materializzato, diventa un protagonista all'interno di questo spazio. Quindi Le Corbusier costruisce uno spazio pubblico che si protegge per certi versi dal vento, ma contemporaneamente fa del vento un attore dello spazio, perché il vento, muovendo questo dispositivo scultoreo, come stabilisce la sua presenza. Molto velocemente faccio vedere anche quest'altro intervento del 1943 di Luis Barragán a Città del Messico, ma davvero molto velocemente, giusto per, come dire, sviluppare un ragionamento nel quale si vede che l'attenzione a questi aspetti, come dire, ha delle radici molto profonde, invitando sempre gli studenti ad approfondire i progetti che noi appena accenniamo in queste lezioni. Questo è l'intervento, questo grande intervento che Luis Barragán fa a Città del Messico, che è proprio tutto un'area, una grandissima area in una zona vulcanica, dove Barragán definisce l'impianto urbano, e va a costruire poi il sistema della fontana, il sistema di questa via, che è la via del cratere, ed infine il giardino, e va a costruire tutto un sistema. Questo è il giardino del Pedregal, cioè questo giardino che, come vedete, è incassato in questa roccia, che è una roccia vulcanica, anche in questo caso, come in Le Corbusier, vengono costruiti dei dispositivi architettonici e urbani. La presenza dell'acqua, l'elemento murario,
che protegge dai venti o che protegge dal sole. Questo è come viene concepito il sistema stradale con tutto il verde. Barragan costruisce delle recinzioni verdi, dei tralicci vegetali, delle terrazze semicoperte e anche un sistema di residenze che si sviluppano tutte attorno al patio. Questo perché? Perché cerca sempre di inserire o dei dispositivi architettonici che diventano degli elementi filtro per l'ombra e l'umidità, o anche degli spazi che proteggono dal vento e dalla pioggia. E la cosa importante che va messa in evidenza è come queste scelte architettoniche, queste scelte progettuali non fanno altro che andare ad incidere poi sulla vita della città, nel senso che laddove c'è benessere, laddove questi spazi urbani costruiscono degli spazi di qualità nei quali c'è una condizione di benessere fisico, allora lì nascono le relazioni, nascono le interazioni, sono gli spazi di una vita quotidiana, sono gli spazi per il gioco. Quindi si vede come il progetto della città, il progetto dello spazio pubblico, dello spazio aperto, che non è soltanto la grande piazza, ma che è accompagnato da tutta una serie di possibilità, no? Di relazioni con la strada, il percorso, la sosta, il parco, il verde, l'acqua, cioè queste micro situazioni che naturalmente esaltano la qualità. La qualità del vivere questi spazi e quindi favoriscono la socializzazione. Molto velocemente vi faccio vedere gli interni di questi patio che erano sempre immaginati da Barragan. Vedete, questo è Ortega House, sono sempre immaginati con diversi livelli, con i muri di protezione. È inutile ripetere le stesse cose, ma era giusto per farvi capire con attenzione questi aspetti. Ultimissimo progetto prima di andare a passare la parola all'architetto Blagoje Bykowski. Velocemente alcune immagini di questo progetto del Pompeia Community Center di Lina Bobbardi. Ci spostiamo dal Messico al Brasile, a San Paolo, siamo tra il 1977 e 86 e qui entra in gioco un altro tema, che è quello del riuso di un'area industriale dismessa, che è questa parte, dove Lina Bubardi fa un'operazione di riconversione da spazio industriale in uno spazio invece che è pensato proprio per la socializzazione. Addirittura nei suoi scritti fa riferimento a quella che lei definisce l'omeostasi, cioè quella tendenza naturale al raggiungimento di una relativa stabilità, che è una stabilità sia chimico-fisica interna che quella dei comportamenti, che è una diciamo, tendenza naturale degli organismi viventi. Quindi questa idea di costruire in uno spazio che è stato lo spazio della produzione industriale, invece uno spazio nel quale c'è, come dire, un benessere sociale, una condizione che offre, questi sono alcuni scorci di come l'attenzione alla raccolta dell'acqua che va a finire nei canali, lungo le strade, tutta una serie di attenzioni anche negli spazi interni, ma questo per fare capire come questi temi sono dei temi che storicamente in qualche modo
hanno accompagnato i progetti di architettura. Questo si vede come all'interno proprio del vecchio capannone, in questo spazio che diventa questo spazio proprio della questi spazi liberi, quasi questi salotti che Lina Bobardi immagina all'interno di questi salotti urbani, in questi spazi pubblici, semichiusi, poi va ad inserire questi elementi naturali, questa presenza dell'acqua, sempre per creare queste condizioni climatiche. Questa è una delle palestre che costruisce nelle torri, in una delle torri che lei va a realizzare. Io mi fermerei qui, vorrei passare la parola all'architetto Bajkowski e poi alle conclusioni che faremo insieme. Baio, non so Sì, come vuoi fare. mi sa che ho condiviso io lo schermo, se non Sì. sbaglio. Allora, sì, dopo diciamo questa parte che ha presentato la professoressa, che è un apparato teorico che spiega il tema dello spazio e atmosfera, abbiamo costruito anche diciamo questa seconda parte di casi studio dove l'acqua è diciamo il protagonista del progetto. Come sappiamo, l'acqua esiste in tre diverse declinazioni, in forma aerea, come nuvole e nebbia, in forma liquida, come il mare, come la pioggia, e in forma solida, come il ghiaccio, neve e cristalli. E secondo queste caratteristiche dell'acqua, i casi studio sono stati articolati in tre categorie. La prima categoria sono dove l'acqua si trova in aerea forma, la seconda quella di liquida e la terza categoria di solid form. Per la prima categoria abbiamo scelto questo caso studio del Blur Building, praticamente l'edificio Blur era un padiglione temporaneo realizzato per l'Expo svizzero degli architetti Dileri, Scofidio e Renfro. Questo padiglione è situato sul lago di Neuchâtel in Switzerland. Il Blur Building è un'architettura praticamente senza forma, un'architettura senza muri, senza colonne e senza solai. È una costruzione di atmosfera, una massa di nebbia costruita da forze naturali artificiali. Gli architetti hanno usato l'acqua come materiale primario che è stato pompato dal lago, filtrato e diffuso come una nebbia sottile. Un sistema meteorologico legge le mutevoli condizioni climatiche di temperatura, umidità, velocità e direzione del vento, e regola la pressione dell'acqua che va pompata dal lago, costruendo diverse atmosfere. Il vapore crea una nuvola artificiale che ne ha dominato la forma. Attraverso una rampa di 120 metri, i visitori approcciano la piattaforma all'aperto, dove possono entrare, muoversi attraverso l'acqua, ma anche possono praticamente bere l'edificio. In questo padiglione espositivo non c'è niente da vedere se non un esperimento di enfasi dei effetti meteorologici in scala ambientale, dove l'acqua non è solo il contesto, ma è il materiale primario dell'edificio,
ma anche un, diciamo, piacere culinario. La seconda categoria è quella di liquid form, il progetto che è stato scelto è quello di Philippe Ram, Jade Eco Park. Ma prima di soffermarsi al progetto, volevo, anche se la professoressa ha fatto una riflessione, volevo fare una riflessione sull'approccio di Ram. Lui crea praticamente un'architettura che tratta il clima interno dello spazio come un nuovo linguaggio architettonico, un linguaggio per l'architettura rispetto ripensato attraverso la metrologia. Tutti i fenomeni come la conduzione o la evaporazione, ad esempio, lui li concepisce come nuovi strumenti per la composizione architettonica. Questa è l'architettura dove il vapore, il calore o la luce diventano, come ha detto anche prima la professoressa, nuovi mattoni della costruzione contemporanea, secondo Ram. Philippe Ram dice: il cambiamento climatico ci costringe a ripensare radicalmente l'architettura, a spostare la nostra attenzione da un approccio puramente visivo e funzionale verso uno più sensibile, più attento agli aspetti invisibili e legati al clima dello spazio. Scivolando dal pieno al vuoto, dal visibile al invisibile, dalla composizione metrica alla composizione termica, l'architettura come metrologia apre dimensioni aggiuntive più sensuali, più variabili, in cui i limiti svaniscono e i solidi evaporano. Il progetto di Jade Eco Park è un luogo nel cuore della città taiwanese di Taichung. Alla fine del 2011 si è tenuto un concorso internazionale per progettare questo spazio con il team vincitore composto da Philippe Ram e insieme con la paesaggista Mosbach. Il progetto si basa su principi di progettazione specifici che incorporavano computational fluid dynamics. Loro hanno costruito questo apparato, questo programma per ottenere le variazioni climatiche che sono state individuate diverse aree attraverso quali sono state individuate diverse aree del parco che sono più caldi, più umidi e più inquinati, o aree che sono più fredde, asciugate e pulitore. Il risultato dei analisi è stata la costruzione di tre mappe climatiche quali vediamo attraverso questi tre sezioni. Ogni mappa corrisponde specificamente a un parametro atmosferico. La prima mappa corrisponde ai valori di calore sul sito. La seconda descrive la umidità nell'aria e la terza l'intensità di inquinamento. Dopo che queste tre mappe sono state individuate, sono state sovrapposte e forniscono ai visitatori diversa esperienza sensuale dei microclimi interno al parco. Secondo dei risultati,
dalla simulazione vengono costruite luoghi delle zone più fredde, più arido, più pulite del parco, che sono state denominate come Culia, che corrisponde a delle zone che sono, diciamo, più fredde del parco, Draia, che sono quelle zone del parco dove abbiamo una umidità più alta o più bassa, e Clearia, che corrisponde, diciamo, a quelle zone più pulite, dove l'aria è più pulita. Per la materializzazione di queste mappe climatiche si è costruito un catalogo di dispositivi climatici che sono naturali e artificiali, che rafforzano, diciamo, le aree che sono che abbassano o riducono il calore, l'umidità e l'inquinamento, costruendo diverse atmosfere che sono in relazione anche con diverse attività che si svolgono dentro il parco. Philip Ram lavora molto anche con la non così tanto con la fisionomia del corpo, ma di più con la fisiologia del corpo. Cioè, come è stato costruito questo parco? Lui ha fatto una analisi di come l'umidità, la temperatura, la pressione influisce al corpo umano in relazione con la sua fisiologia. Nel senso, quando c'è più luce, hanno fatto l'indagine che praticamente c'è un cambiamento nei ormoni, come l'ormone melatonina, che si abbassa, e abbassando la quantità di questo ormone, l'attività del corpo diventa, il corpo diventa più attivo. In relazione con questo, le zone che dove c'è più luce nel parco sono individuate come zone per fare lo sport. Invece, le zone che devono essere più tranquilli, sempre in relazione con la luce, il cambiamento dei ormoni, in particolare con l'ormone melatonina, che quando c'è meno luce, la quantità di questo ormone si abbassa e il corpo diventa più passivo. Allora, queste atmosfere li sta costruendo con due dispositivi, come dicevo prima, quelli artificiali che regolano la temperatura, l'umidità e la pressione, ma anche con quelli naturali, come la vegetazione, inserendo in alcune zone alberi più densi che costruiscono ambienti più dark, e diciamo zone dove c'è dove la densità dell'alberatura è meno presente, e sono le zone dove diciamo il corpo deve essere più attivo. Il secondo esempio, sempre della stessa categoria di Liquid Form, è il progetto Agenti Climatici, un concorso per una zona a Milano,
un progetto sviluppato di OMA in collaborazione con Laboratorio Permanente, che praticamente sono stati vincitori del concorso Farini, come dicevo, per lo sviluppo del Master Plan per la trasformazione e rigenerazione urbana degli scali ferroviali Milano-Farini e Milano-San Cristoforo. Il progetto propone due nuovi dispositivi ambientali. Il primo è quello verde, che è un grande bosco lineare preso scalo Farini, in grado di raffreddare i venti caldi, di depurare l'aria delle particelle più tossiche. E quello secondo è quello blu, che è in relazione con l'acqua. E costruisce un lungo sistema lineare a San Cristoforo per la depurazione delle acque. Il progetto si concentra sulla costruzione di due parchi differenti e connessi tra di loro. Qui l'obiettivo fondamentale è quello di filtrare le tossicità prodotte dal insediamento urbano. Lo scalo Farini è concepito come un filtro ambientale per l'aria, utilizzando specie vegetali autoctone. Lo scalo San Cristoforo, invece, quello blu, praticamente è un sistema per la purificazione dell'acqua usando un sistema di piante acquatiche. E loro diciamo, nominano queste due diverse caratteristiche di questo intervento lipidarium di acqua che deve raffrescare il quartiere Farini, è praticamente un filtro ecologico che riduce l'isola di calore generata dalla città e filtra l'inquinamento dal trasporto. E praticamente questo intervento lineare di un bosco lineare, un segno molto, molto forte. E il secondo è lipidarium di acqua che deve depurare l'acqua di Milano. Il Parco San Cristoforo è progettato praticamente come un dispositivo ecologico che funziona come filtro di depurazione delle acque. Poi l'ultimo progetto che abbiamo scelto fa parte della terza categoria di solid form. Qua mi soffermo molto brevemente perché abbiamo già preso troppo tempo. Allora, OMA è stata incaricata di sviluppare un master plan per l'ex miniera di carbone Zollverein AS in Germania, con l'obiettivo di trovare un uso contemporaneo per il sito. Il nuovo programma verrà aggiunto senza rimuovere le macchine esistenti che dominano l'edificio. Il restauro è un monumento industriale che coniuga l'uso moderno con il contesto storico. Abbiamo scelto questo progetto giusto per vedere come diciamo, l'acqua è stata utilizzata
Come l'acqua è stata utilizzata nelle sue due forme diverse secondo la stagione. Quando l'acqua, diciamo, nella sua forma liquida e costruisce questo spazio ricco di biodiversità, e l'acqua nel suo diciamo, stato solido. E in una stagione diversa da quella prima, e costruisce uno spazio pubblico, un pubblico ad aperto. Concludo questa nostra presentazione con un video fatto dal laboratorio di Landscape in Progress, dove, come dicevo prima, l'acqua è il protagonista del progetto. Baglio, non si sente. Non si sente la musica, Marina? L'audio non si sente? No, perché quando si mette in condivisione il video, compare una spunta che devi dire prendi audio del computer. È come se devi togliere la condivisione e rimettere la condivisione. Ti compare una spunta dove c'è scritta questa cosa, se riusciamo a farla, se no non importa. Proviamo video. In alto ti è comparsa? No. Ora No. si sente. Marina. Vabbè, no, non si sente, vabbè, non importa, al limite poi lo faremo vedere. Sì, mi dispiace che non si No, poteva vabbè, non sentire. importa, dai, non, perché c'è una spunta che va fatta. Comunque ci saranno altre occasioni per farlo rivedere. Era un po' il video che come laboratorio abbiamo fatto per la Biennale,
di Pisa, che è una biennale che è proprio dedicata all'acqua, alla quale abbiamo partecipato e dove abbiamo fatto vedere un po' la relazione che abbiamo raccontato, il nostro progetto che abbiamo fatto lungo il fiume Mesima, ma in più abbiamo fatto vedere un po' tutta la relazione con il paesaggio e il sistema idrografico della Calabria, in particolare della città metropolitana, che è fortemente caratterizzata dai segni e dalle dinamiche delle fiumare, sebbene diciamo tutto lo sviluppo urbano ha un po' cancellato questi segni, con i quali dobbiamo ristabilire, sia per questioni di sicurezza che per questioni proprio di ritrovare una condizione, appunto, come dicevamo prima, climatica originaria, bisognerebbe ristabilire dei nuovi equilibri. Va bene, comunque noi diciamo era questo un po' il lavoro che abbiamo pensato di presentare. Se ci sono delle domande, dei dubbi o dei ragionamenti che vogliamo sviluppare insieme su questo tema, vi invitiamo ad alzare la mano e così apriamo un po' un confronto. C'è qualcuno che vuole... C'è Francesca Schepis che ha alzato la mano. Ah, Francesca Schepis, prego. Francesca non si sente, c'è il microfono... Adesso ci sentiamo. Adesso sì, un po' disturbata. La prima cosa era un ringraziamento per la vostra bellissima lezione, che mi è piaciuta molto. Mi è piaciuto proprio come l'avete introdotta e poi trattata passo passo, mano a mano. E la cosa che cercavo poi in qualche modo di sintetizzare, di interiorizzare rispetto a ciò che avete trattato, che avete mostrato, è questa riflessione che volevo in qualche modo condividere con voi. Oggi voi avete presentato delle architetture in senso pieno, perché delle volte ci confrontiamo con degli spazi costruiti benissimo, degli spazi scultorei, come i primi che avete mostrato, quindi quelli di Cillida, quello di Serra, ma non sono ancora architetture. E architetture poi vere, in tutte le scale, quelle che avete presentato, il padiglione, l'edificio, la città nel caso di Chandigarh, o addirittura i progetti urbani e di landscape urbanism per Milano, erano delle vere architetture in termini non solo spaziali, ma di spazi vissuti. E quindi forse la differenza sta proprio lì. Questo correttivo dell'atmosfera viene inserito lì dove si pensa che questi non siano spazi astratti, ma spazi per l'uomo. E quindi quelle io me le sono segnate come architetture senza correttivi, cioè non delle belle sculture poi da correggere con dei dispositivi tecnologici per poter essere abitate, ma delle architetture già pensate, delle città già pensate per essere vissute. Quindi ecco, volevo chiedervi questa posizione, perché negli esempi che avete accuratamente scelto questo si vede, nessuna ha poi dei correttivi, ma sono già pensate in questa maniera, sono già complete, dei ragionamenti conclusi. Sì, che facciamo? Raccogliamo un paio di... C'è la professoressa Simone che vuole intervenire. Eccomi qua. Vabbè, anch'io complimenti per la bella lezione.
a entrambi, anche se il povero Baio ha visto il suo tempo proprio stretto stretto, però va bene così. E, ma mi interessava anche per tirare un filo in questo ciclo di lezioni che si susseguono e che quindi hanno, secondo me, dei fili che si intrecciano e che si annodano tra di loro, e, approfondire due punti. A parte la cosa generale che mi fa molto piacere che attraverso questa la presentazione di questi progetti appare chiaro, spero che lo sia soprattutto agli studenti, come i famosi temi appunto della sostenibilità, le tematiche legate ai cambiamenti climatici, eccetera, non siano una moda dell'ultimo momento, ma siano dei temi ai quali l'architettura ha sempre dato risposta, ma ha sempre dato risposta non tanto rispetto al suo diciamo al suo aspetto tecnico o tecnologico, ma proprio ha dato risposta attraverso il progetto. E questo mi sembra una cosa sulla quale riflettere e da ricordarsi sempre nel momento in cui si pensa di dover affrontare o risolvere alcuni problemi legati al clima, alla cosiddetta sostenibilità e a tutto ciò che di più modaiolo ci può essere in questo momento attraverso degli artifici che sono degli artifici tecnologici. In molti casi invece è soprattutto nella buona architettura, è il progetto di architettura che si pone il problema della risoluzione di alcune problematiche ambientali, e questa è una notazione in generale. E poi dicevo, per un po' anche continuare il discorso che si era fatto dopo la comunicazione l'altra volta di Ottavia e del professor Amaro, e mi piace molto questo, intanto mi è piaciuto moltissimo l'uso di questo termine disoccupazione dello spazio, e ringrazio Marina Cornatola per avermelo regalato, lo userò molto, te lo ruberò, perché l'uso del termine disoccupazione, che in qualche modo è sinonimo di sottrazione, ma ha una qualità in più. E questo mi piace molto, perché la disoccupazione dello spazio non è solo una sottrazione fisica, ma è anche una sottrazione mentale, almeno io lo leggo così. E questo, a partire dal termine, mi riallaccio al discorso fatto l'altra volta col professor Amaro, nel finale, non mi ricordo se durante le revisioni o durante la conferenza, quando parlavamo della costruzione, forse durante le revisioni, quando parlavamo della cava e parlavamo di un ipotetico progetto di costruzione della sottrazione della materia della cava. E a questo proposito, per esempio, l'operazione fatta e ben descritta da Zumthor nella cappella, mi sembra proprio un progetto simbolo di questo modo di procedere, cioè di fatto quello che si progetta nella costruzione della cappella cioè attraverso l'artificio del cassero, è di fatto il cavo interno, cioè si riesce a progettare l'assenza di spazio o come appunto la disoccupazione dello spazio. E questa, tra tutte le altre cose molto interessanti sicuramente, anche le letture fatte alla fine di alcuni progetti che noi conoscevamo, però fatte da un altro punto di vista, mi sembra che questa riflessione, che credo all'interno del laboratorio prenda sempre più corpo, sulla sottrazione dello spazio
comincia a acquisire delle nozioni anche, oltre che delle nozioni, cioè, ma, comincia a costruirsi sia teoricamente sia attraverso dei progetti, e questo mi fa molto piacere e credo che sia molto utile agli studenti. E poi insomma avete detto tantissime cose interessanti, però in questo momento mi fermo qua, vediamo se mi viene qualche altra cosa in mente. Grazie. Baio, vuoi rispondere tu? Vuoi che dico una cosa io, poi tu, poi inizia tu, sì, e poi dico, voglio dire una cosa io, rispetto a, sia a Rita che a Francesca. Si può iniziare, poi mi collego. Allora, intanto Francesca diceva sono architetture in senso pieno, e allora noi quando abbiamo cominciato a ragionare su come impostare la lezione, abbiamo fatto uno sforzo che era quello di selezionare proprio dei progetti di architettura, ma nel senso proprio compiuto del termine, no? Nel senso che io penso, e questo è un messaggio importante, diciamo, per gli architetti, quando un progetto è un progetto nel senso pieno del termine, non c'è l'attenzione alla sostenibilità, cioè è implicito nella sua qualità che risponde al fatto di essere, come dire, uno spazio per l'uomo, uno spazio per il vivere. Quindi io ritengo che c'è forse un grande equivoco, che noi continuiamo a porre attenzione alle questioni della forma nel senso proprio formale del termine e non forma come modalità di costruzione di spazio, e questo fatto, diciamo, di spostare l'attenzione e di partire proprio la lezione dicendo qual era proprio il come dire il baricentro del nostro lavoro e del lavoro che secondo me va fatto all'interno dell'atelier di tesi, era, come dire, proprio una denuncia precisa. Il fatto della disoccupazione dello spazio, Rita, purtroppo non l'ho coniato io, sarei stata molto contenta, ma è Oteiza che chiama proprio le sue opere disoccupazione dello spazio, ma questo ci fa capire quanto noi architetti abbiamo la necessità di studiare anche quello che gli artisti fanno, perché molto spesso come dire, sottovalutiamo la necessità di queste interazioni, invece come ci ha sempre, devo dire, il professore Neri stimolato a fare, il rapporto con le esperienze artistiche sono per gli architetti una grande, un grande, come dire, aprono ad un universo che sottovalutiamo, che coltiviamo poco, quantomeno diciamo in alcuni corsi, in cui demandiamo tutto al fatto che l'architettura o il progetto deve risolvere dei problemi funzionali, come se invece, come dire, lo studio delle sperimentazioni artistiche non ci aprono ad un mondo che noi dovremmo guardare con sempre grande curiosità. E devo dire che, volevo dire un'altra piccola cosa, noi abbiamo fatto vedere molti padiglioni perché, vabbè, perché io li ho sempre studiati i padiglioni, ma perché il padiglione ritengo che sia quella architettura intermedia tra l'arte e come dire, il e l'architettura nel senso più canonico del termine, è un'architettura intermedia, è un progetto intermedio che mette insieme, crea queste contaminazioni. Quindi, rimanendo molto nel mondo delle idee, perché naturalmente un padiglione non deve assolvere a delle funzioni, cioè non è una scuola che deve rispondere a determinate cose.
Il padiglione diventa, come dire, uno spazio della sperimentazione. E quindi noi, come dire, abbiamo utilizzato molto questa tipologia del padiglione proprio per questo motivo, perché ci permetteva di esprimere dei concetti, perché volevamo in questo caso, come dire, più che altro dare dei messaggi su questi ragionamenti, no? Più che delle descrizioni puntuali dei progetti. Io su molte descrizioni dei progetti mi sono molto, come dire, non sono entrata nel dettaglio. Ci sarebbe stato anche molto, molto da dire. Niente, non so, Baio, se vuoi sì, dire. Sì, volevo dire rispetto a quello che ha sottolineato la professoressa Rita Simone. Allora, direi che questa non è una lezione, ma è una ricerca in progress che si sta sviluppando. Io vorrei utilizzare una citazione di Walter Benjamin che dice: per capire un cambio della paradigma è necessario risvegliare la storia. E secondo me quello che questa ricerca sta cercando di fare, risvegliare una parte della storia e reinterpretare attraverso nuovi strumenti e dare, diciamo, una luce nuova a quegli esempi storici. Non so se mi sono spiegato bene, Marina. È stato bravissimo, Baio. Che mi hai spiegato molto, molto bene. Sì, questo che dice Baio, diciamo, è fondamentale, perché forse noi abbiamo bisogno anche un po' di svecchiare il modo di raccontare i progetti, nel senso che anche i libri di storia raccontano i progetti sempre in un certo modo e raccontano sempre gli stessi. Forse incominciare, come dire, a capire il valore di alcuni progetti di Le Corbusier, che sembrano un po', come dire, delle operazioni ormai superate, ma che invece continuano, come dire, ad aprirci degli spunti progettuali molto interessanti. E proprio nella direzione di quello che diceva Baio, stiamo vivendo un po' un cambio di paradigma, no? Un po' tutte le questioni continue sui cambiamenti climatici che ci tempestano in questo modo, ci impongono ad avere un'attenzione. Però poi alla fine ci rendiamo conto che se osserviamo e rileggiamo queste opere storiche attraverso altri punti di vista che non sono quelli un po' spazio-tempo e architettura, no? Per intendere, cioè noi abbiamo avuto un modo di leggere la storia che è molto filtrato attraverso gli storici e quindi questo fatto qua ci ha fatto tralasciare un po' degli aspetti interessanti. Il professor Amaro? Il professore Amaro. Sono io? Ti ho visto al primario. Vabbè, sì, mi pare quello che diceva la professoressa Simone è importante, di riallacciare un po' le fila e i fili di questa lezione che stanno facendo, perché c'ha, come dire, anche se sono lezioni preparate ognuno, diciamo, in maniera staccata, però alla fine mi pare che mettono al centro un'idea di progetto, che è importante in un corso di composizione, in un laboratorio progettuale, e quindi di qual è il contributo proprio della pratica del progetto, direi della composizione ai temi epocali e contemporanei. Perché naturalmente oggi, come dire, la mistificazione è tantissima, no? Io mi viene da pensare quando anche in politica, ormai nel linguaggio comune, parliamo di populismo, parliamo, come dire, di ricerca del consenso a tutti i costi, anche in architettura succede questo. Per cui, come dire, i temi dell'ambientalismo, dell'ecologismo, di questo rapporto con la natura, diventa un fatto di populismo, dove spesso lo specifico, la specificità, tra virgolette, il linguaggio del nostro mestiere viene subordinato, scompare spesso, scompare o comunque
viene, come dire, cancellato o ridotto a pratiche semplificative, semplicistiche, e non hanno la complessità invece, l'importanza del mestiere dell'architetto di costruire l'habitat, il benessere, il proprio ambiente. Questo rapporto con la natura e con l'ecologia naturalmente è fondamentale. Oggi parliamo a più non posso di un paesaggio che si è mineralizzato eccessivamente, di una città che ha invaso, e quindi questo rapporto con la natura è diverso, ma questo non significa che il nostro mestiere e il rapporto che abbiamo con la forma, con la costruzione del progetto, non esiste più, esiste in diversi modi, e questa lettura dei progetti, sia storici che, diciamo, contemporanei, mi sembra che sia abbastanza evidente, lampante, di quanto invece i progetti possono parlare di questi temi, perché, come dire, il problema, l'abbiamo detto anche nelle altre lezioni, è come sposiamo un'altra grammatica della natura, come in qualche modo il progetto si fa interprete di diverse grammatiche senza perdere il suo valore identitario. Oggi spesso, quando parliamo di ecologia, di compatibilità ambientale, sostenibilità, facciamo spesso ricorso alla tecnica, alla tecnologia, cioè al, come dire, l'intervento invasivo che in qualche modo spesso, come dire, mette in sottordine sia la forma sia l'architettura. Anche gli studenti stessi dovrebbero fare un progetto, spesso pensano che andando su internet, cercando dettagli, cercando protesi all'architettura, si costruisce un progetto sostenibile. Avete visto questi progetti che la sostenibilità è tutt'altra cosa, no? E da un lato misura col corpo, dall'altro il corpo fisico, no? Dall'altro misura un corpo sensoriale, metafisico, queste atmosfere che si sono create utilizzando i linguaggi della natura. E mi sembra straordinario anche per il progetto creare forme anche come Annusciatelle o altri progetti di RAM che abbiamo visto, fenomenali, che usano un linguaggio della natura, una grammatica della natura, ma in termini anche di composizione, quindi collegandole anche alla forma. E questo mi è sembrato abbastanza bello, e cerchiamo un attimo, ecco, di non perdere questa lezione, questo modo di fare che è, come dire, caratterizza il nostro ruolo, il ruolo dell'architetto e il ruolo del progetto anche in questa fase epocale. Ho finito. Sì, professore Lauria, volevo dire una cosa, un altro passaggio, diciamo, molto spesso nei progetti più recenti sembra che aumentare il numero del quantitativo di verde in un progetto è di per sé un fatto ecologico. Ora, al di là del bosco verticale o di altre come dire, trovate pubblicitarie di Boeri, Riboscami o cose di questo tipo, cioè, chi davvero studia le questioni di carattere ecologico, non sempre riempire di verde è qualcosa che ha degli effetti positivi. Cioè, c'è un'idea dell'ecologia che è un po' ideologica, è un po' ideologica, e parte da un'idea ben precisa, che è quella di pensare che la natura è di per sé equilibrio, quando non è vero che sia così. Poi magari questo tema lo approfondiamo. Il professore Lauria aveva alzato la mano. Sì, allora, no, io volevo condividere anche io qualche riflessione dopo, a valle di questa lezione. Un paio in particolare. Una riguarda la questione del progetto e degli esiti di questi progetti che utilizzano degli strumenti molto, molto efficaci per arrivare ad ottenere i risultati che ottengono. Nel senso che c'è sicuramente una significativa azione di sintesi progettuale che utilizza anche i linguaggi dell'arte, sicuramente, i linguaggi dell'architettura, ma che sicuramente fa il paio con una grande capacità di governo delle variabili del progetto. Che cosa voglio dire? Voglio dire che nel momento in cui si osservano, e questo lo dico principalmente ovviamente per gli studenti, condivido questa riflessione con gli studenti, nel momento in cui si osservano questi esiti progettuali, è molto importante domandarsi
anche quali sono gli strumenti, quali sono gli approcci che hanno consentito di arrivare a queste sintesi progettuali, a queste immagini, a queste architetture, a questi linguaggi. Perché ovviamente non è né così semplice né così immediato arrivare a questi risultati. È necessario conoscere la fisica, è necessario conoscere la chimica, è necessario conoscere tutta una serie di discipline che lungi da essere solo ed esclusivamente tecnica, sebbene lo siano, hanno necessità di essere in qualche modo mediate attraverso l'azione del progettista per ottenere questo tipo di risultati. Quindi io mi rendo conto, e questa ed entro nella seconda riflessione, mi rendo perfettamente conto che questi progetti hanno un grandissimo fascino, ce l'hanno per tutti, ce l'hanno per noi, figuriamoci se non ce l'hanno per gli studenti, però un errore non bisogna commettere, lo in qualche modo adombrava il professor Amaro prima di me, questi trasferimenti acritici, no? A contesti diversi, questi trasferimenti acritici a situazioni con le quali gli studenti, noi ci confrontiamo. Ecco, questa cosa non è possibile. Un progetto che intende dialogare con la natura, che intende dialogare con l'ecologia, che intende dialogare, come dire, traguardare obiettivi di sostenibilità, non può lavorare attraverso trasferimenti acritici. Deve necessariamente lavorare attraverso strumenti di grande competenza interdisciplinare che riguardano moltissimi campi del sapere. E questa cosa non si può fare da soli, però si può in qualche modo conoscere, cioè avviare un ragionamento di approccio rispetto a queste cose. Allora, sicuramente la qualità dell'architettura è, come dire, è messa nelle mani di un grande architetto, di un artista, eccetera, eccetera, sicuramente avrà un valore aggiunto, ma al contempo è necessario bilanciare o comunque istruire queste intuizioni architettoniche, spaziali, anche attraverso la gestione degli strumenti di controllo, di verifica, di approccio a queste tematiche. È molto importante, quindi il tema della conoscenza delle variabili, dell'elencazione delle variabili, della caratterizzazione dei contesti, della conoscenza della storia dei luoghi, della conoscenza anche delle evoluzioni geomorfologiche dei luoghi, dei venti, di tutto ciò che può rappresentare conoscenza specifica di quel contesto, non può non essere, come dire, considerato nel momento in cui si fanno queste cose. Quindi, se da una cosa bisogna mettersi al riparo e non farsi troppo, non innamorarsi troppo di questi bellissimi progetti senza andare a scavare in profondità nelle dinamiche, negli approcci e nei processi che hanno consentito di arrivare a questo tipo di risultato, che non è mai un risultato semplicistico e di sintesi, no? È un risultato costruito sulla profonda conoscenza di diverse discipline, sempre di più, aggiungerei io, che afferiscono alla, come dire, alla formazione, alla gestione, al governo del progetto di architettura. Quindi questo veramente lo dico con perché il rischio, io lo vedo sempre quando c'è un bel progetto che viene, come dire, in qualche modo denominato bio, sostenibile o quello che è, o ecologico, eccetera, eccetera. Molto spesso il tentativo, l'idea è quella di prenderne degli elementi qualificanti sul piano formale, sul piano anche funzionale, e trasferirli in maniera critica al proprio. Non è così che funziona. Tanto più si vuole connettere il progetto alla natura, tanto più è necessario conoscere fortemente il contesto in cui si opera. Questo lo vorrei sottolineare. No, ma questo è importante perché, come dire, è naturale che molti di questi progetti sono i risultati di ricerca, non so, di approfondimenti personali, ma tipo nel caso di Philip Ram. Cioè lui collabora con medici, illuminotecnici, cioè lui ha un team naturalmente che ognuna di quelle soluzioni, cioè quando lui nel padiglione a Venezia vuole ricreare
l'atmosfera della montagna, cioè ha messo su una macchina di infernale, di consulenti straordinaria, perché non era facile, no, costruire uno spazio che la luce doveva essere con quella, cioè questo anzi hai fatto bene Massimo a come dire darmi l'opportunità di ribadirlo, ma questo lo ribadisco anche un po' dicendo quando parlavo del fatto che Zumthor prima di dare il progetto ai clienti per la cappella passano 6 anni, nel senso che cioè, io capisco che lui se lo può permettere, antieconomico direi. Noi non ce lo possiamo permettere perché, come dire, non siamo dei, però per dire che infatti lui per esempio rifiuta l'etichetta che gli danno di archistar, perché lui dice che non è un archistar, giustamente, che l'archistar è più uno slogan giornalistico che abbiamo, che hanno trovato, però questo per dire che questi progetti sono frutto di un'operazione di studio, di confronto multidisciplinare e di studio profondo. Sì, se mi posso aggiungere una battuta, se posso aggiungere una battuta, direi che sono il prodotto di una ricerca vera e propria. No, non è un fatto professionale, diciamo, tra virgolette, sono proprio percorsi di ricerca in tutto e per tutto, laddove le discipline interagiscono in maniera molto significativa e anche le, come dire, tutta le basi delle discipline sono conosciute e interagiscono tra di loro. Questo è importantissimo perché se no rischiamo di, come dire, di far mancare un pezzettino del ragionamento che è molto importante. Sì, questa riflessione che ha fatto il professor Lauria praticamente mi ha diciamo ispirato che nella ricerca dobbiamo inserire non solo storicamente la data quando è stato realizzato il progetto, ma anche il tempo che è stato occupato per costruire un progetto, partendo da quelli storici fino a questi contemporanei. E forse anche il numero delle persone che sono state coinvolte, visto quelli storici e questi contemporanei. Sì. Allora, c'è Antonio La Ruffa, dottorando, che vuole intervenire. Sì, salve. Poi allora, ho visto che ci sono numerosi dottorandi, se vogliono intervenire anche con delle considerazioni o altri studenti. Salve, allora. Prego. Intanto ci tengo a ringraziare la professoressa Tornatora e Baio per la lezione assolutamente preziosa, dove finalmente il progetto torna ad essere protagonista del dibattito. Pertanto è stato veramente importante vedere e mettere a confronto, analizzare diversi progetti di diversa natura, ma allo stesso tempo che hanno come comune denominatore l'idea di progetto in sé. Allo stesso tempo mi sono sembrate molto interessanti alcune definizioni, alcune parole che sono state utilizzate. Come anche il professor Lauria, ad esempio, ha utilizzato la parola di dialogo, è interessante vedere come in questi diversi progetti vi è una certa qualità di comunicazione tra le diverse componenti che vanno a formare il progetto. Allo stesso tempo vorrei aggiungere al dibattito alcune riflessioni che mi sono venute, diciamo, in seguito a quel che ha detto la professoressa Tornatora, riferito al progetto, ai progetti di Boeri e comunque sia all'utilizzo del verde come quasi una sorta di giustificazione. Basti pensare a quel che Salvatore Settis definisce in molti suoi libri, da Venezia, Se Venezia muore, e ad Azione Popolare, definisce questo tipo di operazioni proprio una sorta di giustificazione, quasi è una sorta di voler giustificare determinate operazioni architettoniche semplicemente mascherandosi dietro
una velleità di giustificazione ecologica, ecco. Lui la definisce un vero e proprio alibi ecologico, letteralmente. Questo, secondo me, questa definizione penso sia estremamente azzeccata nel caso di alcune operazioni, vere e proprie operazioni, dove il verde, come diceva la professoressa, non è una realtà ecologica, ma anzi a volte tende ad essere anche una sorta di sottrazione, anzi a livello energetico, a livello anche di consumo e di sostenibilità ambientale. Allo stesso tempo mi è venuto da pensare, sempre riferito a queste analisi, diciamo, che parlano di ecologia, ma che nella realtà dei fatti non sono altro che alibi, mi viene da pensare a uno scritto di Hegel del 1802 che si intitola Fede e Sapere. Hegel dice letteralmente: il bosco sacro è ridotto a legname. Questa definizione mi sembra estremamente azzeccata anche in seguito, invece, in senso positivo, con altri progetti che abbiamo visto, come quello di Peter Zumthor, dove una cosa è voler utilizzare il verde per ridurlo a cosa, e quindi a un alibi, e quindi ridurre il bosco in legname. Un'altra cosa è riuscire a mantenere il legname bosco come in altri progetti. Quindi penso veramente sia stata una lezione estremamente utile per tutti, per tornare a riflettere sul progetto come centralità del nostro mestiere. Quindi grazie. Sì, io su questo volevo dire fare una considerazione, riprendendo un pensiero di questo filosofo che si chiama Emanuele Coccia. Lui dice una cosa molto precisa, dice: l'ecologia parte da ha introdotto un'idea nella quale sembra che l'unico artefice negativo dei cambiamenti climatici sia l'uomo e l'azione dell'uomo. Cioè, se voi ci fate caso, ora al di là possiamo accogliere con simpatia Greta, la ragazzina che solleva tutte queste questioni, eccetera, però diciamo è un po' un ragionamento molto semplicistico di pensare che da una parte c'è la natura che è tutta in equilibrio e dall'altra parte c'è l'uomo che invece è questo essere terribile che distrugge tutto. Non è così schematico il mondo, cioè le dinamiche del mondo animale e vegetale non sono così in equilibrio. Nel senso che sicuramente l'uomo ha fatto delle operazioni che vanno corrette, cioè non è che è innocente rispetto a questo, ma i cambiamenti che stiamo vivendo non sono solo dovuti all'azione di antropizzazione, sono anche delle dinamiche proprio della Terra. La Terra ha superato le fasi glaciali, ha superato tutta una serie di fasi, cioè è nella vita della Terra che ci sono dei cambiamenti. Quindi sicuramente l'uomo deve, come dire, correggere e pensare che ci sono alcune cose sulle quali bisogna intervenire, ma non è così schematico che basta risolvere l'azione dell'uomo è tutto fila liscio, perché la natura è anche violenta, cioè i terremoti non li provochiamo noi, cioè voglio dire, ci sono degli aspetti della natura che sono, la natura è tanto bella quanto violenta. La terra c'ha una vita che anche per certi versi a prescindere da noi. I ghiacciai che si sciolgono non sono soltanto opera dell'uomo, e sta un po' nel processo delle cose, forse noi stiamo accelerando questo processo, però diciamo, pensare in maniera così meccanica che l'uomo è tutto quello che fa, che produce negativo, che basta mettere verde dappertutto e fare costruzioni che hanno un livello di
condizione di sostenibilità più A, basta che mettiamo il cappotto agli edifici, abbiamo risolto tutto. Io su questo ho qualche dubbio, devo dire la verità. Sì, in effetti, magari fosse così. Prego, vedo che c'è sia la professoressa Simone e Pietro Bova, che è un altro laureando, dottorando, scusa. La professoressa Simone l'aveva rialzata la mano o era quella di prima? L'avevo rialzata subito dopo, ora la sto abbassando, subito dopo l'intervento del professor Lauria che parlava di discipline. Ma il termine disciplina è un termine che secondo me nella discussione sul progetto non è appropriato, nel senso che il termine disciplina è un termine che usiamo noi in ambito accademico per le nostre beghe. All'interno, cioè parlare di discipline nel progetto agli studenti mi sembra un po' fuorviante, perché il progetto non è composto da discipline o da apporti di discipline. Il progetto, secondo me, è unitario ed ha vari aspetti nella sua formulazione. E quindi, insomma, era una semplice notazione che mi era scaturita sentendo l'intervento del professor Lauria, che usiamo forse un po' per deformazione professionale questo termine, che secondo me, appunto, nel momento in cui si racconta il progetto non è fuorviante, diciamo, solo questo. Allora adesso c'è Pietro Bova. Riabbasso la mano. Mi vedete? Sì, prego. Buonasera, innanzitutto ringrazio del pomeriggio, della lezione molto interessante. Prendo a partire dal termine ecologia, che è stato nominato molte volte, come è già stato nominato, Emanuele Coccia in questo periodo sta tenendo una serie di seminari sulla città e sulla natura. È già stato detto dalla professoressa Tornatore che la natura non è solamente pace, l'equilibrio richiede anche la guerra all'interno della natura, e l'uomo è un essere biologico, è un oggetto vivente nella natura, e questo concetto di essere all'interno della natura ci pone all'interno di quello che è l'ecosistema. Se l'ecologia, e parliamo degli edimi, l'ecologia è la scienza che studia questo equilibrio, l'ecosistema è l'equilibrio tra gli elementi biotici viventi, gli elementi abiotici, cioè non viventi, e tra questi elementi abiotici troviamo anche quegli artefatti. Un esempio fra tutti, l'Italia è un posto dove non esiste natura che non possa essersi contaminata con l'agire dell'uomo, quindi è veramente natura o è stata toccata dall'artefatto dell'uomo, e ovviamente risente dell'azione delle comunità. C'è un libro bellissimo di Sereni, che è Storia del paesaggio agrario italiano, che mostra il susseguirsi delle dinamiche economiche di potere che hanno plasmato la forma di quello che è il paesaggio. E quindi quando ho visto progetti come quello di Ciandica, di cui da laureando me ne innamorai, ricordo, progetti come quello di Ciandica, mi sono ricordato di come ha vissuto il progetto Le Corbusier col suo regionalismo, con Le Corbusier, l'ultimo Le Corbusier, che prende questi elementi naturali, quelli della comunità che fa parte della natura del luogo, e crea questo progetto bellissimo che è Ciandica. E quindi mi viene in mente, riprendo qui la riflessione di Lauria della professoressa Simone, la necessità dell'unitarietà delle varie discipline, che forse si sbaglia a dire che sono distaccate, ma senza questi passaggi acritici che creano poi queste architetture o progetti che possono risultare populisti perché vengono mascherati, e qui riprendo il mio collega La Ruffa Antonio, da un ambientalismo populista. Semplicemente una riflessione. Vi ringrazio dell'attenzione. No, grazie Pietro. Sì, questo è giusto per mettere in evidenza che alcuni progetti vogliono in qualche modo sposare degli slogan del momento,
però non fanno delle operazioni davvero interne all'architettura, ma diventano un po' delle operazioni di camouflage nei quali basta che si fa la parete verde, siamo ecologici. E poi magari l'edificio non ha degli spazi per un benessere dell'uomo, o magari è realizzato con degli acciai super sofisticati che per realizzarli abbiamo dovuto inquinare non so che cosa, cioè tutta una serie di poi operazioni che, sebbene poi ci mettiamo la paretina verde di sopra, diventano. Quindi è un po' questo, non so Baio se vuole dire qualcosa, però è anche un po' questa idea che il verde così senza un approfondimento delle questioni vere diventa un fatto puramente decorativo. Oggi il verde è decorativo come nella storia è stata utilizzata la decorazione. Lì era una decorazione floreale, diciamo, in pietra o in ferro, qui noi invece ci mettiamo il verde vero perché abbiamo la capacità di riprodurlo su una torre a non so che piano o altro, però questo è un po' il problema. In questo caso ornamento è delitto veramente, nel senso, tornando a prima, comunque mi sembrava azzeccata la parola proprio... di giustificazione, perché diventa veramente qualcosa di eccessivo nel caso, come diceva la professoressa, anche magari per mettere degli alberi a 70 metri d'altezza, però devi fare dei solai pazzeschi. Appunto. Che hanno un impatto ambientale. La struttura che è stata fatta per il bosco verticale è una struttura molto complessa, per questo divertisman di mettere l'albero. Ora, simbolicamente forse ha un senso, perché è già stato detto da altri, non è una mia riflessione originale, però vuol dire il simbolo dell'artificio, che è la torre con il verde davanti, concettualmente straordinaria, però poi se l'approfondiamo, ecologico quell'operazione non è. C'è il professore Lauria che vuole dire qualcosa, non so se Baio vuole replicare. No, cioè sono d'accordo con queste riflessioni che sono state. Allora c'è il professore Lauria e poi Esther Mussari. No, io solo rapidamente, perché sollecitato da Rita e quindi evidentemente non mi sono espresso bene. Io quando parlavo di discipline ovviamente non pensavo neanche lontanamente alla disciplina accademica, penso però che alcuni specialismi che consentono di governare alcune complessità del progetto, che tanto più questo progetto è traguardo obiettivi di sostenibilità, sono necessari nello sviluppo del progetto medesimo, tutto qua. Quindi non si può pensare che un progetto possa, e ribadisco quello che ho detto prima e lo ripeto cercando di essere ancora più chiaro, non si può pensare che un progetto che traguardi questo tipo di obiettivi possa essere sviluppato con le stesse modalità con cui si sviluppa un progetto che non traguarda questo tipo di obiettivi. Sono necessarie competenze, specialità che fanno riferimento a discipline, ma non discipline nel senso dell'accademia, discipline proprio, e le ho anche citate, la fisica, la chimica, la biologia, la fisiologia, l'anatomia, l'ergonomia, ce ne sono migliaia, centinaia, che devono stare dentro questi processi progettuali. Quindi non è una diatriba tra tecnologia e composizione, non stiamo parlando di questo, stiamo parlando di tutt'altro. E quindi mi scuso se non sono stato chiaro, ma ne approfitto per ribadire quello che tentavo di dire prima. Grazie. Esther Mussari? Sì, buonasera, mi sentite?
Sì, prego. Grazie mille, sarò rapidissima. Innanzitutto volevo farvi i complimenti perché non spesso diciamo, si tratta l'argomento progetto da questo punto di vista. Io credo che sia assolutamente necessario affrontare questi aspetti perché tante volte li trascuriamo e invece sono assolutamente essenziali. Volevo solo fare delle riflessioni perché io mi sono fatto un'idea, cioè che credo che al centro del dibattito in questa occasione, più che l'uomo, sia stato messo proprio il rapporto dialogico che c'è tra l'uomo, lo spazio e l'ambiente, e che forse la ricerca in realtà mira a trovare questo sottile, delicato, ma fortissimo, questa fortissima tensione, questo fortissimo equilibrio, delicatissimo equilibrio che c'è tra questi tre aspetti. E mi chiedevo, comunque noi abbiamo visto delle sperimentazioni che, come è stato fatto presente, non sono delle sperimentazioni che ancora sono, non è ancora, diciamo, il progetto non è ancora pronto ad entrare nell'ordinarietà, nella quotidianità delle persone. E mi chiedevo se magari non fosse questo il momento giusto per insistere con questo genere di sperimentazioni proprio per dargli la possibilità di affrontare il progetto, di sviluppare il progetto, di andare oltre la mera sperimentazione e diventare qualcosa di più concreto, quasi come fosse, oserei dire, la concretizzazione di quello che è il conforto pontiano, no? La misura dei nostri stessi pensieri, perché alla fine è vero, il progetto è uno solo e quindi se effettivamente esiste questo equilibrio tra queste parti, superando la barriera delle quelle che finora sono state chiamate discipline e trovando una sintesi finale in maniera critica e in maniera appropriata, credo che questa realtà non possa non essere del tutto utopica. Ma guarda Esther, questo è il sogno di tutti noi. Cioè, che il progetto di architettura sia il progetto che viene praticato. Purtroppo, diciamo, nella quotidianità poi ci sono altre dinamiche che prevalgono degli interessi più di carattere economico. Cioè, nel momento in cui c'è un problema, che è un po' il problema dell'Italia su questione di appalti, eccetera, eccetera, che adesso aprirebbe un versante che non mi va di aprire in questo momento. Però, diciamo, nel senso generale, poi alla fine i meccanismi con i quali si costruisce purtroppo sono altri. Cioè, nel senso che il punto vero è, non è che noi diciamo il mondo delle costruzioni è in crisi, ma non è vero, si costruisce tantissimo. Il problema è che quello che si costruisce non viene costruito con dei progetti veri, ma edilizia se ne produce tante, le nostre città crescono, si trasformano. Purtroppo, diciamo, è un po' che la nostra figura è diventata sempre più marginale. È anche un po' un fatto che l'economia, come dire, vuole dei risultati immediati e probabilmente il mondo dell'architettura dà delle risposte che non solo sono in termini risposte economiche, no? E allora quando il famoso ministro ha detto che con la cultura non si mangia, ora dovremmo anche dire che con la mancanza di un progetto di architettura poi si producono quelle periferie o quelle situazioni urbane dove poi dobbiamo mettere il doppio degli interventi per fare delle operazioni di rigenerazione. Cioè, non si attribuisce al progetto di architettura valore, quindi anzi in alcune situazioni devo dire che è meglio farlo senza fare un grande concorso che seleziona il progetto migliore, cioè fare una cosa molto più sbrigativa che arriva al risultato. È un po' questo. Cioè, gli architetti non sono presenti sui tavoli anche decisionali, sul recovery fund o tra gli esperti che sono stati chiamati dal governo su questa crisi, se gli architetti si sono mai seduti.
No, cioè non siamo considerati apparentemente indispensabili quando invece magari un contributo noi come i paesaggisti, per esempio, gli architetti paesaggisti hanno un ruolo importante in questo, no? Non a caso forse anche questi progetti che sono stati realizzati da questi architetti svizzeri è perché forse in Svizzera si investe un po' di più su queste cose, può darsi. Sì, ma anche per esempio ripensare, visto che si parla, ecco, ad esempio, di ripensare più che pensare, ripensare lo spazio, anche lo spazio abitativo, lo spazio residenziale, lo spazio dell'abitare, anche in virtù di questi paradigmi che si aggiungono, che non sono meramente ergonomici, non si tratta più di una misura, di uno standard, di una dimensione data, si tratta di prestarsi a quella che è la sensibilità in continua evoluzione dell'uomo, che chiaramente nel tempo si modifica e modifica in qualche modo anche i suoi sistemi percettivi. Loro ce lo dimostrano perché operano su questo campo. E per questo dicevo, forse, visto che si è aperto questo spiraglio, è il momento di insistere. Tutto qui. Noi più che insegnarle queste cose a lui e studiarle, sviluppare delle ricerche, purtroppo non possiamo fare, però su questo io spero che anche l'occasione di questo atelier di tesi è l'occasione proprio per permettere, come dire, per sviluppare queste riflessioni. Ecco. Sì, forse questa lezione è un altro obiettivo che aveva di presentare il progetto, non solo il progetto architettonico, non solo come un progetto per costruire, ma presentare il progetto anche come una opportunità di sperimentare e indagare. Attraverso il progetto. Allora, usare il progetto come strumento di sperimentare e indagare, non solo di costruire. E questo è anche, diciamo, per i dottorandi un messaggio preciso, eh? Cioè la ricerca attraverso il progetto è una cosa, diciamo, da non trascurare, perché altrimenti, come dire, il progetto può essere uno strumento di approfondimento e di conoscenza, molto importante, altrimenti, diciamo, si creano anche degli equivoci o delle cose. Quindi io su questo ho fatto sempre delle tesi di ricerca in cui il progetto è stato sempre, diciamo, centrale. Quindi, ecco, questo è un po' importante soprattutto per gli studenti in generale, ma poi dico in particolar modo per i dottorandi. Va bene, io penso che, non so, se non vedo altre mani alzate, mi pare che possiamo concludere questo pomeriggio. Martedì prossimo l'appuntamento, ora faremo delle revisioni, ma comunque l'appuntamento rimane per martedì prossimo. Martedì prossimo ci sarà la lezione di, adesso non voglio creare confusione, se mi date una mano, non deve so essere se c'è Francesca Schepis con della professoressa Schepis e di Maria Lorenza Crupi, che sarà un'altra bellissima lezione sul concetto del limite e sulla relazione sempre col tema centrale dell'atelier, che è quella appunto dell'acqua, del concetto di bordo, come è cambiato. Francesca, scusa che mi permetto di dire queste cose, poi sei libera di fare il tuo intervento, quindi vi invitiamo. No, tranquillamente va benissimo, anzi, perché così in qualche modo si anticipa un po' quello che succederà. Va bene, benissimo. Diciamo che abbiamo provato in questa costruzione di questo programma, come diceva anche la professoressa Simone o il professor Amaro, abbiamo provato a non fare, come dire, delle operazioni staccate, ma a costruire in qualche modo un filo che nelle diversità degli argomenti trattati però fosse una traccia importante di questo ragionamento.
La nostra intenzione è fare che queste lezioni si concludano con una pubblicazione, perché riteniamo che queste occasioni sono delle occasioni che stanno affrontando degli argomenti importanti, e i temi che stanno uscendo mi sembrano anche molto interessanti. Quindi invito a rimanere collegati gli studenti che devono fare la revisione. Ringraziamo tutti i dottorandi, studenti e colleghi che hanno partecipato alla lezione, e l'appuntamento è per martedì prossimo. Facciamo una pausa di 10 minuti e riprendiamo. Scusate un attimo, siccome ci sono le votazioni al Senato, se non vi dispiace, io me li vado a vedere perché ritengo che siano importanti. Mi dispiace, ma penso che sia una cosa importante. Ma per me possiamo anche spostare ancora più di sono importanti le revisioni, ma siccome nel nostro paese accadono pure delle cose che poi ci coinvolgono, io me li vorrei seguire. Se vogliamo anche al Senato è una revisione, no? Infatti. Vorrei capire allora siamo tutti a fare una revisione al Senato. Vorrei capire, forse sarebbe bene che cercassimo di capire come siamo combinati domani mattina. Sì. Che viene Salvini e ci brucia tutte le discipline. Appunto. Ciao a tutti. Arrivederci, ciao. Ciao. Allora, scusate ragazzi, allora per le revisioni come vogliamo rimanere? Perché così se ci stacchiamo adesso c'erano alcune revisioni, o le spostiamo a domani mattina se siete disponibili, perché così siamo un poco più riposati. Chi può fare revisione domani mattina? Dei teaching staff o dei studenti, stai chiedendo, ma professoressa? Sì, gli studenti stavo chiedendo. Se volevano fare revisione domani mattina, io dovevo fare revisione anche, diciamo, avevo una serie di revisioni. Devo dire che in questo momento mi si è alzato un mal di testa pazzesco, quindi la mia capacità di concentrazione inizia ad essere. Quindi se per voi non è un problema, le possiamo fare domani mattina le revisioni. Va bene, verso che ore? Non so, alle 9:30. Sì, per noi va bene, prof. Va bene. Anche per noi. Va bene, non vi dispiacete, ma davvero in questo momento, ora al di là del Senato, che è una cosa importante, come dice la prof. Simone. Allora, se volete, diciamo, spostiamo a domani mattina alle 9:30, ok? D'accordo. Ok, perfetto. Ok, va bene. Ok. Ciao, arrivederci. 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 Arrivederci.